L'eco bonus 110% o super bonus 110% è stato introdotto dal decreto rilancio, decreto legge 34/2020, porta al 110% l'ammontare della detrazione disponibile per le spese sostenute per alcuni interventi in ambito di efficienza energetica, antisismica, installazione di impianti fotovoltaici o colonnine di ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Un intervento che è subito stato accolto con favore da molti italiani che hanno subito cercato di usufruire della norma che ha portato ad una impetuosa accelerazione del settore edile. Assolutamente sì, ha fatto leva, ha permesso la ripartenza del mercato dell'edilizia. Ovviamente bisogna consolidare e dargli una prospettiva in modo che le imprese abbiano delle certezze. Nonostante questo, però, da tempo la Ragioneria di Stato combatte questo provvedimento. Il tema vero rispetto anche all'atteggiamento dei Draghi rispetto a creare problemi e discussioni è capire. Da un lato è giusto porsi il tema se c'è bisogno di un decalage verso il basso in termini di percentuali, il 110 forse potrebbe essere troppo, ma bisogna trovare allo stesso tempo un meccanismo duraturo nel tempo. Non bisogna forzare, perché in effetti non è il super bonus che ha creato tutte queste ruberie per certi versi, è il bonus facciata. Per cui bisogna affrontare seriamente il tema, dargli una prospettiva lunga gittata, contenere magari l'incidenza. Da qualche giorno ad attaccare il super bonus anche il Premier Draghi. Quelli che più tuonano oggi, alcuni di quelli che più tuonano oggi sul super bonus, sulla necessità che queste frodi non contano, che bisogna andare avanti lo stesso, che l'industria non può aspettare, alcuni di quelli sono quelli che hanno scritto questa legge dove è stato possibile fare quello che si è fatto senza controlli. Ora do la parola al Ministro Franco, ma su un dépliant delle poste è scritto del 20, 21, non so quando, è scritto non è del 20, non è necessario fornire alcuna documentazione a supporto della richiesta, è sufficiente verificare preliminarmente di essere titolari del credito da cedere. Va bene? Allora, se noi ci troviamo in questa situazione qui, è il fatto che si è voluto, come dire, costruire un sistema che prevedeva pochissimi controlli. Il funzionamento del super bonus ha rallentato moltissimo, si è anche fermato, non tanto per questi ostacoli, questo divieto di cessione, ma per i sequestri deliberati dalla magistratura a fronte di situazioni fraudolente che hanno raggiunto importi del tipo 2,3 miliardi. E naturalmente le somme oggetto di indagine della magistratura sono molto più alte di 2,3 miliardi, molto più alte. Posso cercare di, come dire, terminare questa discussione su un tono positivo. Il governo vuole che il meccanismo funzioni, e quindi i vari correttivi a cui ha accennato il ministro dovrebbero trovare posto in un emendamento su cui sta lavorando il Ministero dell'Economia insieme al Parlamento. Questo attacco frontale di Draghi ha lasciato molti esterrefatti, tra i tanti Peter Gomez del Fatto Quotidiano, che ci va giù pesante nei confronti del Premier. Noi sul fattoquotidiano.it scriviamo da più di un anno di queste truffe. Però francamente io in questo caso sono meravigliato dalla scorrettezza di Mario Draghi. E devo dirlo con rammarico. Uno, perché l'avete detto anche voi, è chiaro che la maggioranza delle truffe non riguardano il super bonus, perché sul super bonus i controlli ci sono. Due, la scorrettezza, insisto, perché tutto questo è noto da almeno del novembre del 2020. È stata fatta una legge finanziaria in cui il governo, o meglio Mario Draghi, ha cercato di dire: signori, riserviamo il super bonus, che non riguarda le truffe peraltro, solo alle persone più povere, a chi ha un ISEE più basso. Non ha detto, pur sapendo che c'erano le truffe, perché i partiti lo volevano per tutti, la Lega, 5 Stelle, il PD, tutti, ci sono gli atti parlamentari che dicono l'allargamento, non è materia di discussione, Galli. Così è andata in Parlamento. L'altra cosa è che non ha detto, come c'era stato chiesto e scritto, tracciate tutti i bonus, metteteci un codice, eccetera. Allora, d'amblè, Mario Draghi si sveglia e parla di super bonus e viene corretto peraltro dal ministro Franco, perché il ministro Franco in quella stessa conferenza gli dice: attento, parliamo di bonus.
Seconda cosa, parliamo di una cosa che certamente ha drogato la giustizia, ha portato a più di quasi 2 punti di PIL, di quei 6,5, saremmo al 4,5. Questo diciamo, sono d'accordo con te. Saremmo al 4,5, certamente poteva e doveva essere fatto meglio, ma ragazzi, migliorare l'efficienza energetica delle nostre case è una maniera più furba e più intelligente che cercare di consumare più gas per evitare il riscaldamento globale. Allora, se abbiamo un obiettivo comune, come noi cittadini ed italiani, è quella di cercare di far sì che le nostre abitazioni consumino meno gas e meno elettricità, perché sennò questo mondo va ramengo. Poi tutto il resto è polemica politica, da cui noi dobbiamo tenerci fuori, perché ci sono i numeri che parlano in questo caso. E mi meraviglio di Draghi che i numeri li conosce e non ne abbia tenuto conto. Allora, facciamo... Ma allora, come stanno le cose realmente? Per capirci qualcosa, siamo andati a vedere la tabella, citata da Draghi, che è un allegato al testo dell'audizione del direttore dell'Agenzia delle Entrate, il dottor Ernesto Maria Ruffini, presso la 5a Commissione Bilancio del Senato della Repubblica. Da questa tabella si evince che dei 4,4 miliardi indicati dall'Ufficio delle Entrate come ammontare delle truffe riscontrate, il superbonus è presente solo per il 3%, il resto, ben il 97% invece, è da riferire ai precedenti bonus, i quali hanno controlli e verifiche più leggere. Per quanto riguarda il superbonus, in questi giorni c'è una grandissima polemica perché tutti tendono ad attribuire al superbonus una problematica legata alla possibilità di fare delle frodi. Mario Draghi in conferenza stampa ha comunicato il dato che più di 4 miliardi di frodi sono state rilevate per quanto riguarda il superbonus. Il problema è che la stessa Agenzia delle Entrate, nel fornire i dati riguardanti le frodi nell'ambito di tutte le agevolazioni fiscali che lo Stato concede da tanti anni, ha individuato la percentuale delle frodi relative al superbonus che non è più del 3%. 3% di 4 miliardi e qualcosa, stiamo parlando di circa 130 milioni di euro, quindi una percentuale estremamente risibile. Per quale motivo il superbonus ha meno possibilità di fare le frodi rispetto alle altre agevolazioni? Perché il superbonus sostanzialmente impone e obbliga non solo a fare fattura a tutte le imprese per i lavori eseguiti, ma anche certificazioni di professionisti, asseverazioni, assicurazioni professionali, che normalmente impongono dei controlli, che quindi è molto più difficile fare le frodi, mentre nelle altre agevolazioni bastava una fattura, anche non necessariamente vera, per permettere la riscossione del credito d'imposta. Tutto questo accade perché in realtà il vero motivo per il quale si sta cercando di attaccare il superbonus è che funziona, nel senso che fino ad oggi ha generato aumento dell'occupazione, crescita economica non solo nel comparto edile, ma anche in altri comparti direttamente collegati con quello edilizia, che sono la maggioranza, ha creato benessere per i cittadini che ne hanno usufruito, per le imprese che hanno effettivamente avuto una moltitudine di lavori in questo momento che non c'erano da diversi anni, ma soprattutto ha fatto guadagnare anche banche e istituzioni finanziarie. Il problema quindi del perché il governo sta andando contro questa misura è un problema politico, non è un problema tecnico, perché si ha una gran paura, e questo lo sappiamo perché non è la prima volta che si cerca di attaccare questa misura. Qualche mese fa c'è stato un attacco del governo, che qualcuno di voi ricorda, che voleva far passare che questa misura non era compatibile con le norme europee perché generava un aumento del debito pubblico. Siccome invece questo non è vero, perché le norme europee sono piuttosto chiare, hanno provato con la strada delle frodi, ma anche qui utilizzando dati che sono palesemente falsi. Quindi significa che c'è un obiettivo politico, che è quello di contrastare una misura che invece sta creando parecchi benefici. Probabilmente il problema è che si ha la paura che questa misura, una volta scoperto che funziona, possa essere applicata, come noi chiediamo e diciamo da tanti anni, in altri settori dell'economia.
perché la sanità, l'istruzione, gli appalti pubblici, le infrastrutture potrebbero essere tranquillamente realizzate attraverso la concessione di credito d'imposta, che significa per lo Stato non avere debito pubblico, non emettere titoli di Stato, ma generare investimenti e crescita economica senza aumentare il debito. E questo forse spaventa chi questo debito lo difende, perché tende a far guadagnare i soliti soggetti.